che sia un Natale sereno e quindi luminoso. Noi ce l'abbiamo messa tutta, devo dire, con una grande collaborazione degli operatori economici, commerciali, che hanno fatto un grande lavoro. Insomma, Napoli ha bisogno di amore, di passione e di voglia di metterci la faccia. Io credo che sarà un buon Natale. Buon Natale perché si prevedono tanti turisti, Napoli si sta preparando bene, quindi siamo felici del fatto che quest'anno ci siamo mossi in tempo. Il Comune ha fatto una cosa importante quest'anno perché ci ha messo organizzazione e risorse, perché questa città merita un bel Natale, un Natale sereno. Proseguono le accensioni delle luminarie natalizie. Oggi si sono illuminate sia le strade di Chiaia, a partire da Piazza dei Martiri e nelle vie secondarie, grazie anche alla collaborazione del Consorzio Chiaia, sia la zona tra via Toledo e piazza Trieste e Trento, sulla quale è intervenuto il Comune di Napoli. Al momento siamo soddisfatti per aver raggiunto la data che avevamo scelto, quella del 20 novembre. L'obiettivo era abbastanza ambizioso, quello di riuscire a convincere tutti i commercianti della zona per aderire al progetto delle luminarie. Napoli deve diventare una città di grande attrazione turistica e sicuramente le luci del Natale possono essere un ottimo strumento. In generale c'è sempre una buona collaborazione. Quest'anno per questo Natale si è consolidata la collaborazione, che io mi auguro si rafforzi ancora di più nel 2015, soprattutto con le iniziative che vogliamo mettere in campo sulla partecipazione dei cittadini alla riqualificazione del territorio comunale e anche nell'affidamento e l'adozione di pezzi di città, con la delibera che abbiamo fatto adotto una strada che ci auguriamo e siamo certi che anche qui avrà un gran successo. Una grande opportunità per i commercianti, per i cittadini e per il Comune.